La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 17 novembre, un buongiorno agli amici delle CNews 24 e ben ritrovati con la nostra rassegna. Apriamo con il Messaggero: crescita, patto Juncker, Renzi, più flessibilità ai governi e ricorso alla BCE per reperire i 300 miliardi del piano di investimenti UE. A Brisbane il G20 chiude i lavori assicurando una crescita del 2,1% del PIL mondiale entro il 2018. La trattativa statale, il governo tenta l'apertura su mobilità e sblocco sugli scatti. L'intervista a Becchi, Grillo, sta sbagliando tutto, rischio flop del Movimento 5 Stelle alle regionali. Periferie, in arrivo il piano del governo, lite, Alfano Marino, il ministro replica alle accuse del sindaco e promette meno immigrati nei centri. Ancora maltempo, l'emergenza, incubo maltempo al nord, altri 3 morti, crolla cimitero, bar nel torrente, polemica, premier regioni. La Gazzetta del Mezzogiorno, maltempo, Renzi contro le regioni, vado avanti, la piazza non metterà in crisi il mio governo. Roma negozia la pace con Bruxelles, la priorità è la crescita. Il Presidente del Consiglio e gli allagamenti al nord, 20 anni di errori, burlando, colpa dei condoni. Avvelenato dalla moglie con il caffè, un 60enne ricoverato a Copertino. Veglia, indagata la donna, i carabinieri sequestrano un topicida. Corte dei Conti, stipendi d'oro alla CDC, in 12 condannati a Foggia, dovranno restituire allo Stato 300.000 euro, al segretario generale 390.000 euro l'anno. Strutturale lente le retribuzioni dal 2009 al 2011. Calcio, Italia frenata dalla Croazia, dagli stop per i fumogeni. A Milano finisce 1-1, subito in gol con Candreva, più poi la papera di Buffon. I tifosi ospiti scatenati e Sharawi sveglia gli azzurri, a Crotone il quarto capo di fila, il Bari esonera l'allenatore. Riesplode l'uveite, l'ex cavaliere in ospedale a San Raffaele di Milano. Ora la Gazzetta di Lecce, Veglie, topicità nel caffè del marito, indagata casalinga, un sessantenne ricoverato all'ospedale di Copertino e sottoposto a lavanda gastrica. Casarano, pestato sangue dal branco, colpito con calci e pugni, rischia di perdere un occhio, sull'accaduto indagano i carabinieri. Un marocchino sulla Trentina, sposato con una donna di Barabita, è stato aggredito brutalmente all'uscita dal bar. Lecce, auto fuori strada, un ex primario, grave, a Fazzi, incidente sulla 101. Criminalità, rapina in casa, terrore, a Lecce, arrestati 3 banditi, avevano puntato la pistola contro la donna, brutta avventura per una signora e figlioletto di appena 5 anni. E infine il nuovo quotidiano di Puglia, pistola contro un bimbo, terrore al rientro a casa, una donna col figlio in braccio, trova i ladri, terrore alla periferia di Lecce, la polizia arresta 3 uomini, caccia al quarto. Galatone, ancora nel dirupo, i corpi dei giovani alpini, aspetta la salma di Giovanni. Veleno per topi del caffè, aiuto, mia moglie mi avvelena, lavanda gastrica per un sessantenne e poi la denuncia, inchiesta aperta. Statale 275, carta al setaccio, ho già ascoltato diversi testimoni, le indagini della Procura di Roma sui ritardi del cantiere. La caccia al petrolio, trivella in mare, il fronte del no, chiama l'Europa, valanga di richieste per lo Ionio, parte un SOS ai parlamentari. All'interno in primo piano la difesa dell'ambiente, trivelle, la battaglia si sposta in Europa, la regione, i parlamentari si facciano sentire dall'UE. Il caso Puglia nella tenaglia, la Croazia va avanti, la Sicilia dice sì, la partita va oltre i confini regionali italiani, lo sprint del governo. Le sfide della politica, Fitto a Berlusconi, così cambiamo Forza Italia, in settimana doppio incontro 3-2, l'europarlamentare spinge per il rilancio. La Xylella contagia le primarie, scontro PD, SEL, Nardoni, Emiliano poco informato su ciò che è accaduto. La pagina dedicata a Lecce, shopping, sconti già a novembre, i negozi sfidano la crisi, mai così in anticipo, in centro pienone di offerte. In attesa che parte la corsa al regalo, gli esercenti tagliano i prezzi. L'astensione, avvocati in sciopero, nuova settimana di stop, da oggi a sabato rischio paralisi per la macchina giudiziaria. Le inchieste, la mia giunta è pulita, Miccoli vuole lasciare ma aspetta l'occhio di Fitto, caso Squinzano, il no di Metrangolo, si muovono i vertici, la maggioranza sia al bilancio e mercoledì dal prefetto. Il blitz in banca, BCC, anche i funzionari sotto la lente della procura, conti e informazioni nascoste, al vaglio nuove posizioni. E infine lo sport, il calcio, il Lecce, l'Erda e il caso Miccoli, il pari con il Catanzaro ha fatto riemergere gli attriti tra il tecnico e il capitano. La Serie D, il Gallipoli riprende la corsa, Tedesco e Casalino firma il successo casalingo contro la Puteolana. Bene, anche per oggi il nostro consueto appuntamento alla rassegna termina qui, a più tardi con TGNews 24. Buona giornata a tutti. La rassegna stampa è stata offerta da...